In realtà Francesco passò da Arezzo, ma entrò qui dentro. Qui dentro c'è la porta dell'angelo, dentro il bastione della ghiacciaia. Noi non potemmo fare questa cosa. Però lì in fondo vedete i cardini della vecchia porta che era qui. Quindi qui un passaggio c'è sempre stato e quindi gli aretini quando passeranno di qui ritrovano un pezzo di storia. Si trova di fianco all'ingresso principale della fortezza Medicea ed un tempo era l'antica apertura che rendeva accessibile il centro di Arezzo a chi arrivava dal Casentino. In questo punto esatto sono stati infatti trovati i vecchi cardini. Questo non è solamente uno spostamento di un muro da qui a là, come diceva la dottoressa Vito, è una pagina storica perché si collega il prato, questa parte della città, con la parte nord. Un accesso adesso nuovamente fruibile. Un intervento che collega così il centro storico con il tratto aretino della Via Romea e dei cammini di Francesco. Nel lontano 2016 fu fatta una proposta progettuale che consisteva nel riaprire un varco sulle mura della città di Arezzo per poter ricollegare quello che è i 32 km dei cammini di Francesco nel comune di Arezzo che vanno dal confine col comune di Andiari al confine col comune di Castiglione Fiorentino e successivamente sono state fatte indagini preventive archeologiche perché questa è un'area di interesse archeologico importante e è stata ritrovata i segni della porta, quindi è stato un'emozione, è stato bello poter riaprire, quindi non tagliare ma riaprire qualcosa che era stato tamponato in un periodo che non era stato documentato. Un intervento costato circa 270.000 euro di fondi provenienti dalle casse del Ministero dei Beni Culturali e che consentirà adesso di poter anche girare attorno alla fortezza percorrendo i vialetti ed ammirando la struttura dall'esterno. Il passare di San Francesco è il passare del Vangelo, il passare di un uomo che è stato un riformatore del tempo e della vita della Chiesa con il movimento francescano che con lui nasce. E qui sono venuti tanti pellegrini, da qui potranno passarne tanti altri, mi auguro anche tanti giovani pellegrini. E poi pensando a San Francesco c'è la bella scena che è dipinta ad Assisi dove Francesco scaccia i demoni da Arezzo. Ecco, credo che questa riapertura sia come un invitare Francesco a venire per portare sempre di più benedizione alla nostra città.